Gli elementi sono questi, cioè lui si è presentato con un problema di febbre e una sindrome influenzale abbastanza importante, aggravata anche dal lungo viaggio, aveva già qualche cosa anche là in Uruguay ed è chiaro che ha avuto qualche complicanza anche in seguito anche al viaggio, insomma, e non abbiamo potuto fare anche le visite di idoneità perché ovviamente gli accertamenti non sono stati fatti, dobbiamo aspettare, lui sta migliorato tantissimo, sta finendo questo processo di guarigione e dopodiché faremo le classiche visite di idoneità, magari ancora un po' più approfondite del solito, e queste le faremo circa all'inizio, i primi giorni di agosto, ecco. Quindi insomma, fatte le visite, dopo speriamo che sia tutto a posto e cominci gli allenamenti, magari ovviamente non potrà cominciare subito con la squadra perché tenete presente che è un mese fermo da prima. Adesso ha avuto questo problema e quindi dovrà fare un allenamento differenziato all'inizio sicuramente per un po' di tempo. Questo era il perché non era in ritiro. Tutto chiaro ragazzi? Ma cioè, così lunga è normale? Purtroppo è normale, cioè, potete chiedere anche a vostri colleghi o vostri amici, cioè, purtroppo queste sindrome influenzali d'estate sono frequenti, aria condizionata, viaggi, vacanze da un posto, poi vai in un altro, trasferimenti, purtroppo sono frequenti, l'aria condizionata e tante altre cose lo possono provocare e non sono la classica sindrome influenzale invernale, che quella è, lo sai, dura 3-4 giorni, se non vai fuori e fai cose strane, in 3-4 giorni te la smaltisci. E queste sindrome influenzali, queste problematiche, insomma, danno anche problematiche respiratorie, le vie respiratorie, quindi ci vuole più tempo per guarire. Si era parlato, dottore, un giorno anche di una, all'inizio, se non vorrei sbagliare, di un virus alle vie respiratorie. Sì, perché, sì, diciamo che possiamo dire, sì. No, non questo, però ovviamente colpendo anche le vie respiratorie ci vuole più tempo a smaltirle, ecco, chiaro. Antibiotici, tempo di... Beh, sì, sta facendo delle terapie, però ecco, non è chiaro che non lo puoi mettere a sudare, a fare allenamenti, partite, perché deve guarire bene, insomma. E giusto, perché lui è a casa adesso, cioè è a Bologna? Sì, lui è a Bologna. Fermo perché, per ovvie ragioni. Insomma. Ok. Bene. Bene, grazie. Facciamo un dottore le sue cose, che dovevamo questa precisazione. Grazie. Presentiamo l'altra metà perché l'abbiamo presa in coppia, quindi adesso presentiamo l'altra metà. Niente, sono molto contento di presentare Cesar perché avrei voluto presentarlo insieme, poi purtroppo per questa complicanza lo faremo più avanti con Felipe. È stata il ragazzo lo conoscete abbastanza, negli ultimi due anni ha fatto molto 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 bene nella Ternana, si è imposto. Si è messo in luce in B, dando continuità di giocate, soprattutto in un ruolo non semplice come quello del trequartista. Ha fatto gol, come abbiamo visto, ha fatto molti assist, quindi ha fatto la differenza in una squadra che si doveva salvare. E noi era un paio d'anni che lo seguivamo, è stata una trattativa lunga, iniziata da fine maggio, per le varie possibilità che avevano loro due. C'è stato da aspettare, da convincerli, da mostrargli il nostro progetto. E loro l'hanno capito, l'hanno sotto insieme ai procuratori, l'hanno appoggiato e alla fine questo ha fatto la differenza. Hanno visto in noi un progetto importante per tutti e due ragazzi di crescita, di sviluppo, di serietà. E di questo siamo molto orgogliosi perché comunque c'era molta concorrenza su questi due ragazzi perché hanno delle prospettive che noi ci auguriamo che possano sviluppare a Bologna importanti e che ci possano aiutare nel presente e nel futuro, quindi siamo molto contenti di averli presi, di averlo portato, adesso parliamo di Cesar, di averlo portato qui da noi perché ha caratteristiche completamente diverse rispetto ai piccoletti che abbiamo là davanti. Alle nostre mezze punte o comunque esterni, giocatori d'attacco che girano dietro la prima punta e quindi è un'alternativa importante, valida per l'allenatore, per la squadra, sia
partita dall'inizio che partita in corso. E si sta inserendo alla grande, lo vedo, anche se sembra timido, però è un ragazzo sveglio e quindi gli auguro, gli faccio un grande in bocca al lupo, gli facciamo un grande in bocca al lupo, speriamo che abbia grandi successi qui da noi. Ecco, si ripresentava prima di fare le domande. Ciao, benvenuto, sono Francesca Bolognini di Radio Antonio Nettuno TV. Volevo chiederti quali sono stati i motivi che ti hanno fatto scegliere proprio Bologna e volevo chiederti anche se tra questi motivi che ti hanno fatto scegliere Bologna magari c'era anche la consapevolezza che qua in Bologna c'è Diego Pérez. Sì, buonasera a tutti. Prima di niente voglio ringraziare a Marco per le parole che ha avuto su di me, alla società, al presidente, a Vivon, a tutti quelli che hanno fatto possibile il mio arrivo. Dopo, che devo dire, mi puoi ripetere? Come mai hai scelto proprio Bologna? Ah, cos'è che ti ha fatto scegliere Bologna? No. Uno dei motivi è anche il fatto che qua c'è Diego Pérez. No, per il progetto che hanno, mi hanno parlato tanto bene di Bologna, che vuole fare bene. Mi è piaciuto già quando mi ha detto il mio procuratore, mi ha detto di andare a Bologna, non l'ho pensato un secondo, le ho detto subito di sì, perché penso che è una piazza che posso fare bene. Devo lavorare tantissimo perché lo so che ho tanti giocatori davanti forti, mi devo guadagnare il posto, dopo dipende solo da me di se posso giocare o no. Ciao Cesar, sono Giulio Zanardi del Corriere dello Sport, Stadio, e due cose, allora la pronuncia del nome, noi siamo Falletti, Fagetti, Faietti, come? No, Falletti. Falletti. Perfetto. Mezzo italiano. Appunto, sei mezzo, cioè c'hai i nonni che sono, tu c'hai anche il passaporto italiano? Sì, 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 mio nonno era di Genova. Di Genova, perfetto, tu sono di Genova. E volevo chiederti questo invece, prima volta in Serie A, giusto? Arrivi in Serie A, dopo due ottimi campionati a Terni e due di preparazione all'inizio, come te l'aspetti? Ti senti pronto per la Serie A? Come l'hai vista? Che campionato ti aspetti? Io mi aspetto un campionato buono perché sto lavorando per quello. Come ho detto, devo lavorare tanto perché qua ci sono dei giocatori importanti. Voglio guadagnarmi il posto, voglio giocare, voglio fare bene. Lo so che sarà difficile perché Serie A è tanto diverso da Serie B, ma voglio fare bene e dimostrarle a la società che non ci sono sbagliato a prendere. L'altra cosa, poi lascio le parole ai colleghi, noi ti abbiamo visto come trequartista, okay? Alla terna di 20 anni hai fatto il trequartista, hai fatto anche nei tre davanti l'uomo di sinistra, diciamo, l'esterno di sinistra, e in Uruguay come giocavi? Cioè, prova a raccontarci un po' che caratteristiche esterne. No, in Uruguay giocavo più da mezzala. Giocavamo 4-4-2, giocavo a sinistra, largo, dopo ho giocato a 3, sempre a sinistra, dopo ho passato alla Ternana, ho giocato più da trequartista, il primo anno ho avuto un po' di difficoltà ad adattamento, ma quello mi ha fatto crescere, mi ha fatto imparare tanto e dopo gli ultimi due anni ho fatto quello che volevo fare, che era giocare, fare gol, assist. Dopo, alle tre quarti, mi sento più comodo. Ciao Cesar, benvenuto, sono Marcello Giordano del Carlino. Io volevo chiedere, c'erano squadre molto importanti che avevano chiesto di te, dal Napoli all'Atalanta al Genoa. Dire di no a Napoli credo che sia molto difficile, quindi a maggior ragione in Bologna molto orgoglioso averti qui, ma cosa ti ha spinto a preferire il Bologna a Donadoni piuttosto che Napoli e Sarri? No, come ho detto, per il progetto che hanno, perché io lo che volevo era giocare, abbiamo scelto insieme con il mio procuratore, lui mi ha detto del Bologna e del Napoli, ma
Io ho scelto il Bologna perché so che è una piazza bella per giocare e dopo ti dico che dipende solo da me se gioco o no. Ciao Seta, Alessandro Monsini, Corriere della Sera per il Bologna, Radio Bologna 1. Cosa è successo negli ultimi due anni? Nel senso che, ok, l'adattamento dei primi due, però negli ultimi due anni veramente c'è stato, hai spinto su un interruttore, sei stato, come dicevi tu, il falletti con l'EDS. Sì, gli ultimi due anni già avevo un po' di esperienza, avevo preso un po' di fiducia, in spogliatoio parlavo di più, che quello che i primi due anni mi ha costato un po', ma l'idioma, tutto, adattarmi ai compagni, a tutto, ma gli ultimi due anni, ma quello che mi ha fatto crescere è stato Tesser, perché non giocavo tantissimo, ma mi ha fatto imparare tanto a giocare lì alle tre quarti. E dopo è venuto Breda che mi ha subito fatto giocare e lì è stata quella fiducia che a me mi mancava di giocare, di fare bene. E dopo gli ultimi anni ho sofferto un po', ma come sappiamo tutti che ci siamo salvati l'ultima giornata, ma è stato bellissimo perché abbiamo fatto un miracolo. Ciao Cesare, sono arrivato tra Bologna 1 e invece per la Serie A ti senti obiettivamente pronto anche per giocare titolare dalla prima di campionato o pensi di aver bisogno di un minimo di periodo di adattamento come per la Serie A? Questo non lo so, questo deciderà il campo, perché io mi alleno per giocare, dopo se ci sono pronto o no, si vedrà in campo dopo, deciderà il mister se mi fa giocare o no, questo c'è da lavorare tanto per giocare. Sì. Adesso volevo chiederti una curiosità, ho letto un'intervista in cui un tuo ex allenatore dice che c'è una finta che ti caratterizza, la finta Falletti, che la chiamavano così a Terni, e tutti i tuoi compagni cercavano di imitare. Ce la vuoi far vedere? Ma di cosa si tratta? No, è una finta che io facevo, ma adesso la fanno... Non scopriamo tutti i segreti adesso, mi sembra che è troppo presto. Era di tipo di calciare e sbagliare la palla e girarmi. È un po' difficile spiegarlo, ma dopo la farò vedere al campo. Ascolta, raccontaci un po' invece dei tuoi inizi in Uruguay, no? Chi avevi come idolo? Uno pensa da qua, Francesco li andiamo indietro, Lopa, Abreu, Suarez, non lo so, cioè chi ci avevi come... No, idolo sempre mi è piaciuto come giocatore è Riquelme, è argentino, che lui mi piace come gioca da trequartista, ma lui è un po' diverso a me perché lui non correva dietro, correva da per andare avanti. Adesso ha cambiato un po', adesso si gioca più da tutte le due parti e ho imparato tanto da Messi che si sacrifica tanto, è un giocatore della caratteristica di lui che si sacrifica tanto, mi piace tanto e voglio questi due. Però è strano, no? Un uruguaiano che cita un argentino come idolo. Infatti sì. non verrà riportata in Uruguay l'intervista. Ma scherzo, ma chi non le piace a Messi? Certo, tutti, però insomma, la rivalità tra Uruguay e Argentina è molto forte, molto sentita. Ma tu hai giocato anche hai fatto un percorso con le nazionali giovanili lì? Sì, ma ho stato poco, solo un paio di settimane, non ho giocato mai un sudamericano, niente. Ok, e invece l'ultimo mia, con la squadra, col club in cui sei cresciuto, non so se pronuncia il Cerro, giusto? Cerro. Ok. Con chi giocavi? C'era poi qualche giocatore che adesso sta in Europa, ha fatto adesso ma adesso qua non c'è, no. Grazie. I tuoi nuovi compagni
invece c'è qualcuno che sul campo ti ha impressionato particolarmente, qualcuno con cui hai legato subito? Sì, mi piace tanto Di Francesco, Berdi, quelli sono giocatori simili più o meno a me. Quelli due sono che ho fatto più amicizia, pure con Falco. Dopo che negli altri c'ho un po' meno perché sono timido, ma piano piano ci riusciamo a parlare di più. Ciao, sono Andrea Cucci, Maggio Web. Primo parere sul mister, insomma, stai conoscendo il rapportamento di sistema. Come? Un pensiero sul mister, secondo me. Lo conosco da poco, sono appena arrivato e credo che anche lui c'è la mentalità di fare bene. Mi piace come giocatore, che giocava più o meno da lì al centrocampo davanti. Bene, che devo dire? Non so che dire. Bene, devo dare tutto per dimostrare a lui che posso stare qui. Domanda anche sul tuo compagno di squadra che arriverà tra poco, cioè Felipe. È da tanto che si dice che voi due potreste fare il salto verso la Serie A. Adesso lo fate insieme, c'è secondo un motivo per cui non l'avete fatto se c'è? No, abbiamo scelto con il procuratore di fare questi 4 anni a Terni perché per l'adattamento al calcio italiano è solo per quello. No. Avevo richieste pure l'anno scorso, ma no, avevo una mentalità che volevo fare bene con la Ternana di rimanere in B. Ho fatto quello che volevo. Fuori dal calcio, sai qualche hobby, la musica, il cinema, le macchine, cioè sai qualche hobby particolare? No, sei più di famiglia, di stare in famiglia. E sport invece ti piace qualcosa? Hai fatto no, qualcosa? Mi piace molto il tennis mi piace molto. E dopo niente. Il dottore prima ci ha detto come sta Felipe dal punto di vista medico. Invece tu lo stai sentendo in questi giorni di umore, come l'hai trovato? Sì, bene, lui ha tanta voglia di iniziare a allenarci perché lui voleva fare il ritiro, ma purtroppo non ho potuto, ma ce lo troveremo pronto qua con voglia di fare bene, e lo so che lui è un grande giocatore perché l'ho conosciuto tanto questi 4 anni, so come è come giocatore, come uomo, è un amico e li voglio tanto bene. Con l'ansia di iniziare, questa è. Scusate ragazzi? Ok, grazie. Dottore prima ci ha fatto la questione di allenarti. Ha detto primi di agosto visite mediche, ovviamente voi aspetterete il risposto delle visite, però si può pensare a un periodo in cui comincerà insomma ad avvicinarsi. Dopo noi in quel momento saremo in Austria, quindi noi da rientro dall'Austria capiremo meglio quando lui potrà iniziare a allenarsi dopo noi. Cioè, le visite mediche sono fondamentali per l'idoneità, per capire se può iniziare subito o no, quindi da rientro dall'Austria avremo delle idee più chiare su quello che fare, perché comunque intorno al 3 il tempo che arriveranno le risposte, quindi si inizierà da Bologna. Vai, prendiamo il microfono. Hai un figlio di 3 anni? Sì. Sono uno solo. Okay. Una cosa veloce su Riquelme, che è detto che è un coidone. Lui però ha finito la carriera giocando davanti alla difesa. Tu invece ti senti soprattutto un attaccante? No, lui ha giocato sempre trequartista. Ha giocato anche davanti alla difesa, non è un dettaglio. No. Io ho visto sempre trequartista, ma va bene, sì. Ok, grazie.
Ci penserà fra 10 anni quando smetterà.